Dai, chiedimi, dai, dimmi, dimmi, dimmi. Cioè, non facciamo in tempo a fare una puntata seria? Che cazzo c'entrano le donne? L'ho fatta in una gara con un mio amico, 2030. Guarda qua. Oggi proprio scarsissimi, mi stai dicendo? Perché abbiamo... No, intanto benvenuti a Becky Hulk. Ciao ragazzi, no, perché ero emozionato sì, da questa esatto. cosa. Dopo mi spieghi che cazzo c'entrano i donuts, vabbè. Oggi proprio ricetta dal futuro, ragazzi, ma partiamo da un pezzo importante. Uno dei capisaldi, dai, proprio nella trinità del barbecue. Sì, non è proprio del Trinity, però questa è la roba esatto. buona. Cioè, le costine di maiale sono buone, ma le beef rib, ciaone. Ma sai dove le ho prese? Ma prova a dirmelo. Dal macellaio shop. Questo qua dietro l'angolo o su Meat Crew, il nuovo shop? Da meatcrew.it, ragazzi, short ribs o beef ribs, come volete chiamarle. Kansas Ranch, Black Angus, certificato 100%. Importante l'amarezzatura perché pezzo che richiede una cottura lunga, lunga, longa, longa. Vabbè, beef ribs, ragazzi, cosa faremo? Devo ancora capire i donuts. Però faremo un burger, da quanto ho capito, giusto? Che è un po' anche una di quelle robe super instagrammabili, sai, così. Partiamo dalla preparazione delle beef ribs. Qui lascio a te perché, come sai, sono veramente semplici da fare. Il manzo è buono, in questo anche caso è buonissimo, quindi ha bisogno anche meno trick, meno sotterfugi per esaltarne il sapore. In questo caso io volevo dargli una pulitina, ma era mega pulita. Guarda, togliamo un po', guarda qua, giusto per... Abbiamo, perché è rub fondamentale. Avrei scelto un rub texano, bravissimo, dei nostri amici Suckle Busters, quindi 1836. Questo è buono, questo non fa l'effetto bomba atomica. Sopravvissuto, mamma mia. Quindi in questo caso, se volete, gli date un filo d'olio appena appena, ma io vi dirò che lo metto così, completamente a secco. È un SPG, diciamo, rinforzato. Rinforzato, esatto, apposta per le carni di manzo. Granulato grosso, diciamo. Io l'ho già provato, questo è pazzesco. Fa un bark impressionante. Scusa, hai detto bark? Say it again, nocio. Bark. Senza fare sul retto, che tanto non ce ne frega un bel niente. E questo è un trick importante, ad esempio. Oh, schiacciate che aderisce bene. Sai che però i nostri amici di Barbecue Paradise hanno fatto una figata. Hanno attivato il codice sconto Scarsini, tutto maiuscolo, e dal 19 al 26 di marzo, quindi da oggi a venerdì prossimo, hai il 10% di sconto. 10% di sconto su qualsiasi prodotto Barbecue Paradise, che siano barbecue, che siano salse, che siano wrap, che siano attrezzi, il commesso, comprati il commesso. Anche Fabione, 10% di sconto, codice Scarsini. Che questa l'abbiamo detto. E via. Vabbè, ringraziateci dopo. 2030. Le nostre ribs sono pronte. Scegliamo una affumicatura. Farei un po' di dolce, un po' salato. Sì. Gelato al cioccolato. Via. Cominciamo con un po' di colore, con del ciliegio, un po' di dolcino col melo e un po' di kick bello texano con icori. Naturalmente questa è una dose che poi verrà rimpinzata, perché qui andiamo la cottura è... Di solito si va intorno alle 7-8 orette. Siamo bassi di temperatura, 110? 130-40. Siamo su un po' più su, se no ci mettiamo veramente 5 anni. 140 va più che bene e arriviamo a 90 gradi di temperatura. Non c'è da fare nulla qua. Ogni tanto gli diamo una spruzzatina. Satina, dopo vi dico con cosa. Usiamo sempre il nostro Primo, il nostro fantastico barbecue in ceramica aerospaziale, e l'abbiamo settato cottura in diretta, quindi carbone da una parte, le nostre beef ribs dall'altra. Le lasciamo andare. Passiamo adesso ai, diciamo, ai condimenti che ho pensato. Allora, sicuramente cavolo rosso, vabbè, l'abbiamo soltanto tagliato, poi lo condiamo. Quella sarà la freschezza. Poi ho pensato di fare due salse. Una che è un po' più, so che ti piace, col crème, maionese col crème. Tipo Tiger. La Tiger. Qui la fumicatura sarà veramente potente, sì, importante. Quindi sì, ci servono delle salse che vadano un po' a darci un po' di magari di acidità, di acidosità, o comunque dei sapori un po' forti che sgrassano e puliscono un po' via questo. Fumicatura. Questa è molto semplice, ragazzi. Rafano, maionese, mischiamo, mixiamo. 70-80 mayo, esatto. 30 gren, 20-30 gren. Io farei un 50-50, quasi, ecco, proprio bella. Perfetta. Seconda salsa è una cosa un po' più una via di mezzo. Volevo usare la nostra, vabbè, meravigliosa honey mustard di Blue Sog, che facciamo vedere che ormai proprio codice sconto Scarsini, qua.
ci volevo mettere una barbecue affumicata. Richiamiamo un pochino il barbecue, poca però, basta. E tocco finale, una dadolatina. Vabbè, il nostro Mac è un campione di questi fantastici pickles. Avremmo potuto fare una salsa burger, tipo, però non è proprio del mio gusto. Diciamo, questa è più una relish con quella cetosità della nostra honey mustard e anche un po' di dolcezza. È il suo con l'affumicatura, guardala qua. Buona. Che bella. Questa rimane bella, acidona, leggermente affumicata, così andiamo dietro al nostro pezzo di carne, ma... Madonna che buona. Mamma mia. Vabbè, dobbiamo andare a spruzzare la nostra carne. Ma ci ho pensato. Anche perché, ragazzi, l'abbiamo già preparata ieri. No. Naturalmente siamo portati avanti. Siamo con all'ultima oretta di cottura, che sì, abbiamo già spruzzato un po' di volte, esatto, con questa cosa che adesso vi dirò al buon mocio. Una birra di Founders, che è un super birrificio del Michigan, USA. È una KBS. Cosa vuol dire KBS? Kentucky Breakfast Stout, ovvero una Imperial Stout affinata in botti di rovere e viene fatta fermentare con dei chicchi di caffè e della vaniglia. Siamo andati ad accentuare e a seguire l'affumicatura con delle note di caffè, cioccolato, insomma tutti quei sapori che un po' stanno dietro all'affumicatura in questo caso. L'abbiamo messa nel nostro fantastico spruzzino. Qui siamo a 7 ore di cottura. Vai. Comunque vorrei far notare ai nostri gentili telespettatori il nostro bark pazzesco. Metto la sondina e qui saremo intorno agli 80 e secondo me ancora mezz'oretta ci siamo. È entrato come se fosse nel burro. Maverick, tra l'altro, fantastico. Quindi abbiamo fatto le due salse d'accompagnamento. Abbiamo detto che il cavolo è lì. Dai, donna. Allora, una volta devo fare una gara con il mio caro amico Fede, che tu ben conosci. Prima o poi lo conoscerete. Ci siamo presentati con un hamburger con dentro il filettino affumicato, lo spinacino, la maionesina al cren, una salsa al blue cheese, tutto tutto fighettino, appunto, giusto, chiuso in una donuts. Era buonissimo. I giudici hanno detto: Mauro, era buonissimo, però non sapevano valutarlo, non perché sapevano, e non sapevano dove metterlo. Siamo arrivati tipo ultimi, 2030. Se non ti offendi, allora sai che ultimamente ci siamo appassionati a questo liquore alla prugna cinese, in realtà in tutta l'Asia, a 10 gradi, forse anche di meno. Voglio farci una glassa, quindi zucchero a velo, una forchetta. Il sapore di prugna, tra l'altro, con la carne così sta da Dio. Usiamo questo come sotto, quindi lo teniamo così plain. Invece questa... Oh my gosh. Mamma che bello. Hashtag scarsini. Ma sai una cosa? Se mi danno un assist da fuori camera, hashtag scarsini, c'è una novità. Ah già. C'è una novità. Assist da fuori schermo, anche in bianco. Hashtag scarsini, disponibili da oggi in preordine, ragazzi, sul sito di meetcrew.it nella sezione merch. Mi raccomando, andate e prenotate, perché ci sono bianca, nera, grigia, poi c'è la felpa, ci dovrebbe essere anche grembiule, mocio barbecue, le maglie mocio barbecue, c'è un sacco di roba, poi vedrete. Allora, stavamo intanto facendo una cosa qua, però mai più senza, mai più senza. Ti chiamavano la sbrisolona della Rengaria. Io direi che siamo quasi addirittura d'arrivo. Diamogli una spruzzatina ancora con la nostra fantastica KBS. Quarto d'ora, 20 minuti e andiamo a impiattare. Ovviamente non è che non potevamo mettere il formaggio. Mangiati bella manciata di sabbia. I'm okay. Quindi cheddar, vai, lo mettiamo sul fondo. Lo facciamo sciogliere un secondo. Faccio fare delle patate dolci. Bravo, contornino. Eh sì, ci vuole contornino, dai, contornino. Bella recettina. Comunque mi hai deluso. Ah, sì? Pensavo, cioè, la salsina, le robe, lancio, Stockton to Malone. Ma... Sai che in tasca tengo un quadrello di burro per le esigenze. Fai Stockton to Malone? Prego. Oh. Eccoci! Scarsine, brutte, salute male. Tagliamo! Allora, lo so che quando Mac tocca la carne sbrodola. C'è ancora tutta la venatura rosa. Qua abbiamo il nostro bel anellino di affumicatura, fantastico, e un bark stupendo. Allora, spostiamo queste. Sì, direi che usiamo la parte più piccola. Io ci metterei sotto il cavolino. Quello. Poi, salsina, gli mettiamo questa. Sì, guarda qua, la nostra relish. Maionesina, ma va che cremi.
Eccolo là, impiattiamo e assaggiamo. Adesso? Non so, come cazzo lo mangiamo? La costina di brontosauro che dopo la mangiamo. Dovremmo tagliare in due il nostro... Guarda qua. Piano. No, vabbè, ma la carne... Vabbè, no. Proviamoci, dai. Andiamo? Vamos. Da sotto, così. Oppala. Mamma mia. Dimmi se il donut non spacca intorno al posto del pane. Tanto affumicato. Però il donut, il crème, ragazzi. La prugna anche che arriva poi. Mamma mia. E alla fine, smani di tutto. Ancora la salsina che hai fatto tu. Con le cetriolino. Spettacolo, ragazzi. È un continuo alternarsi di dolcezza affumicato. La consistenza della carne, ragazzi, è una cosa fuori di testa. Non è cedevole, come magari puoi pensare che sì, vabbè, l'è stracotta, è stufata. No, ragazzi. Se volete replicare a casa, mi raccomando, ragazzi, meatcrew.it. Compratevi ste beef ribs che sono uno spettacolo. Naturalmente bagniamo tutto con la nostra KBS. Anche oggi, ragazzi, siamo stati scarsini. Alla vostra, alla nostra. È buona sta birra. Caffè, vaniglia. Spettacolo, soprattutto con questo affumicato, te l'ho detto. Questa è una birra che si presta molto, secondo me, a queste preparazioni molto affumicatone. Qua, ragazzi, io direi, provate una volta nella vita a farvi un hamburger con il donuts. Poi fatelo come volete voi. Poi scrivete qua sotto se siamo stati scarsini. O vi abbiamo fatto scoprire una roba che scoprirete tra 10 anni. Lo scoprirete tra 10 anni. Voglio i contratti tra 100 anni. 2030, raga. Ciao. 2030. Ci vediamo al prossimo episodio in Bacio the Barbecue Hooligans. Tra un mesetto esce il pezzo intero Motion the Barbecue Hooligans. Cantato dagli Shandon. Ciao. Con il video. Ciao. And Barbecue Hooligans.